biancorossa quest'oggi in colpetto Total Black, vale a dire Luciano De Cecco, battuta a salto flotta, palleggiata a Desmet, poi da seconda linea arriva Petkovic e c'è il gran muro di Anzani in collaborazione con Ivan Zaitsev. Anzani, campione del mondo con la nazionale italiana, allenato da Ferdinando De Giorgi. Gran muro è quello del 6-6. Nuovamente De Cecco a servire, questa volta batte più forte, la ricezione perfetta di Padova con Zenger e poi la pipe di Ran Takahashi. Appunto la pipe di Padova. Ora c'è la risposta affidata a Gabi Garcia che mette la palla a terra e allora Zaitsev in battuta, Saita rovescia il palleggio per il pallonetto portato da Desmet, preda della difesa della Lube che contrattacca con Ivan Zaitsev che la mette giù, punteggio dunque di 8-7, si riporta avanti la Lube con una variante tattica che avremo modo anche di sviscerare poi nel seguito della partita della nostra telecronaca. Zaitsev che della Superlega italiana ora sì, è anche un giocatore di assoluta esperienza, diciamo, quindi non è che diciamo ha timore, no, di scendere. Ora c'è il punto portato in contrattacco da Ran Takahashi dopo la difesa della formazione veneta sull'attacco di Bottolo e l'abbiamo messa nel campo di Padova. Ora serve corto De Cecco, va ad attaccare da posto 4 Desmet, sporca il pallone, il muro della Lube e poi va ad attaccare ancora Zaitsev, secondo punto consecutivo per lo Zar. Siamo 19-18 con il meno 1. Ivan Zaitsev che picchia forte, Asparuhov riceve male, poi viene chiamato ad attaccare un colpo in diagonale, c'è Balaso in difesa e poi Ivan Zaitsev che picchia forte, Murato out, poi c'è questo urlo di Zaitsev con Petkovic che lo guarda un po' brutto. E viene anche ripreso Zaitsev perché è, diciamo, quello un po' più debole nella linea di ricezione. Il bulgaro va a servire forte a cercare Bottolo, si sposta De Cecco, rovescia il palleggio per Gabi Garcia, muro di contenimento di Padova, Asparuhov difende, poi è l'attacco di Takahashi che mette palla a terra, 22-21, nuovamente Padova avanti, seppur di uno scombattimento, dobbiamo dirlo, quindi cerchiamo di tenere il punteggio anche con l'ausilio del segnapunti elettronico che sta a bordo campo. Ora punto per Takahashi, 23 pari. Dopo un palleggio rovesciato di Crosato che fa invidia a ogni centrale. Ricezione perfetta della Lube, poi un'altra grandissima difesa proprio di Padova, va ad attaccare Takahashi che non chiude, poi la difesa di Balaso, la palla supera la rete ed esce e con il contrattacco di Takahashi Padova in camera il primo set con il punteggio di 20. Secondo set dopo il primo vinto da Padova in volata con il punteggio di 25-23. Primo set dell'anno al Forum dunque, che vede la Lube sconfitta contro un Padova che, statistiche alla mano, Stefano ha attaccato 2-1 per la Cucine Lube in questo secondo parziale. Non ci sono state novità in quello che è il sestetto mandato in campo, visto che ci sono sempre per i padroni di casa De Cecco, Gabi Garcia con la seconda linea è un altro mondo, quindi gli 8 secondi sono utili. Ora c'è il muro di Gabi Garcia che ferma l'attacco di Padova e poi quello vincente di Zaitsev che intercetta il lungo linea di Desmet per il 7-5. Lube che dopo l'attacco di Anzani del 6-5 va nuovamente sul più 2 con il muro vincente di Ivan Zaitsev. Calma e gesto. 15-12, servizio di Zoppellari ben ricevuto da Zaitsev, Gabi Garcia a tutto braccio, spettacolare difesa di Takahashi, poi va a contrattaccare Desmet che non chiude e allora Zaitsev, il pallonetto di Ivan Zaitsev con la palla che Stefano Donati definirebbe del postino, vale a dire sì, imbustata qua tra le mani del muro e la rete. Però piccolo, no, torna là dove devi stare. Ora va ad attaccare in maniera vincente Takahashi. È probabile che il cambio resti perché adesso c'è
cambio palla e quindi Nikolov da posto 4 dalla sua zona e Ivan che rimane a fare l'opposto. Lo scacchiere da parte dei due allenatori. Ora c'è la ricezione di Civitanova che non può andare ad attaccare con Nikolov, lo fa Zaitsev, gran difesa di Padova che difende ancora sull'attacco di Zaitsev, ma questa volta la palla cade a terra, pertanto il punto messo a segno da Ivan Zaitsev che permette così alla Cucine Lube di ritornare sul più 4, 17-13. Ora quindi, chi farà l'opposto? Quindi rapido riepilogo, schierato al posto di Gabi Garzia, mentre per Padova formazione cambiata, ora c'è l'ace di Zaitsev nel frattempo, formazione cambiata per Padova che ha Zoppellari in luogo di Saitta in cabina di regia. Ed è questo comunque segno che anche Cuttini sa spiegare bene le cose ai suoi giocatori. Ora c'è il muro vincente di Takashi che ferma l'attacco di Nikolov, 15° punto per Padova con Cuttini che ha è sicuramente Bottolo in grande fiducia, 23-18, Lube a 2 punti dalla conquista del secondo parziale, serve corto, Bottolo a Sparuhov c'è e poi l'attacco in tesa di Crosato che non mette palla a terra per effetto della gran bella difesa della Lube, ma poi ci pensa Rand Takashi che in pipe mette giù il pallone che dà alla pallavolo Padova il punto numero 19 e pertanto per la ora nuovamente Asparuhov in battuta forte, problemi di ricezione per Bottolo, in qualche modo Balaso ci arriva, la palla arriva a Nikolov che può solo appoggiare, difende Padova Takahashi, muro di contenimento della Lube, palla raccolta da De Cecco e allora Zaitsev che va ad attaccare, sporca il muro di Padova, Takahashi raccoglie il pallone, Petkovic, palla morbida, difesa da Zaitsev, Nikolov da posto 4, sulla traiettoria del pallone c'è Saitta, poi contrasto sotto rete tra Zaitsev e Takahashi, la palla non ne vuol sapere di cadere, Takahashi allora con le maniere forti la mette giù contro il muro a tre schierato della Lube, non sufficientemente ermetico, tiratina di orecchia al muro della Lube perché si poteva fare un pochino meglio. Sì, sì, assolutamente sì, adesso faccio una battuta, Takahashi ha attaccato meglio quando gli ha palleggiato un centrale che il palleggiatore. No, ma questo è perché in realtà Crosato ha un bel top. Se quello è il livello di battuta, ti puoi giocare anche qualche cosina in più, visto che il set precedente l'avevi vinto col 57, no? Puoi anche scendere un po'. E adesso Asparuhov ha tenuto e Padova si è portata sul 7-2. Ora chiacciatore opposto. Forte Nikolov, piegate le braccia di Zenger, miracolo di Saitta e poi la mette giù Takahashi, ingenuità del muro di Civitanova, ma mezzo punto magari da dare di vantaggio. Rimangono i 6 punti di vantaggio per Padova che è andata a segno con Asparuhov e ora però nulla può sul pallonetto di Ivan Zaitsev che regala il 6° punto alla Lube. Nonostante insomma, ci fossero molte squadre europee, molte squadre continentali interessate. Ora va a rispondere al fuoco Takahashi, punto vincente per Ran Takahashi che rimanda Padova sul più 5. Takahashi, apriamo e chiudiamo parentesi, votato MVP all'ultima partita, anzi che poi sarebbe la prima di campionato, vinta da Padova contro... Tra le altre cose c'è anche Graziato, noi eravamo in traiettoria, se l'avessimo presa in faccia ci avrebbe veramente cambiato i connotati. Ora Zaitsev a terra per il 13° punto, Lube dopo l'attacco di Asparuhov che ha portato Padova a 18. Questa, Stefano, era dritto per dritto per noi. Adesso molto... ci faccio caso. Molto simile. Ricorda quello di Virarelli. Sì, sì, ora, assolutamente. Ricezione lunga di Balaso e c'è il rigore senza portiere tirato con successo da Ran Takahashi che riporta Padova sul più 6, 20-14. Peraltro Blengini. Servizio di Ivan Zaitsev a cercare la ricezione di Padova, poi il punto messo a segno da Takahashi. Vincente. Ricezione portata da Desmet che ha ricucire lo strappo.
forte Sokolov, problemi per Zenger, va comunque ad attaccare Petkovic. Questo è un gran punto per Padova, con Takashi che con un bagger rovesciato è riuscito a servire Petkovic, che ha attaccato senza paura sia Asparuhov che libero Zenger. Gabi Garcia forte su Asparuhov, che la tiene in qualche modo. Saitta si affida a Petkovic e Petkovic la chiude lui. 15-12, festeggia Padova, l'Eurosole Forum, vittoria per 3-2 sulla Cucine, Lube e Civitanova.